Ciao a tutti, benvenuti nel mio nuovo. Tutti, che la Ciao a tutti. Tutti qua, ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Già si prevede una giornata molto movimentata. Siamo già svegli dalle 7, tutti e due. E tutti e due. Mattia, bravo.
preparato dei semplici hamburger solamente con tritato, ma te l'ho già dato, fammi spegnere qua, tritato, prezzemolo, formaggio. Insomma, dicevo che ho fatto delle semplici hamburger, siccome ho i panini morbidi, ma me li vado a riempire un pochettino perché pasta non ne vogliono, fa caldo, li vado a fare i panini con la piastra, quei morbidi. E ci ho messo pure due fette di pan carré, nuovo, maggiorana, un pizzico di zenzero. Provate a mettere un pizzico di zenzero con la polvere quando fate le polpette. Quando friggete si sente quel tipo come l'essenza di limone. Comunque sono pure più saporiti. Vado a fare questi panini che ce ne vogliono 400 per mio marito, sicuramente. Ho sbagliato, ho preso la misura piccolina, ne faccio due, sono belli super abbondanti. Mo metto la piastra che ci fa sto guando qua, madonna. E niente, quindi per pranzo oggi panino super con pomodoro, feta di tacchino. Mo vedo che c'ho nel frigo. Ah, ieri quando ha piovuto, ha tirato un sacco di vento. Si è rotto anche l'altro lato del telone, del tendone che avevo qui sul terrazzo. Quindi mo siamo rimasti spennacchiati e non posso uscire più la mattina a fare la mia dolce colazione, il mio caffettino di relax, perché comunque c'è troppo sole. E niente, mi rimane solo che posso prendere il sole normale. A metà, spero che mio marito mi metta più presto sto tendone benedetto. Comunque, vado a fare i panini perché oggi è tardi, stiamo pranzando alle 2:10. A dopo. Ah, aspetta, per me invece, sempre perché sono a dieta, mi mangio solamente due hamburger di quelli che ho fatto e poi ho fatto in friggitrice ad aria le zucchine. Solamente con le spezie. A dopo. Allora, io già ho messo in funzione il bimby, sto per fare una focaccia, tipo una focaccia barese, ma non è proprio barese. Allora, ho messo con 100 grammi di acqua il lievito e l'ho fatto andare per 2 minuti a velocità 2 a 37 gradi. Mo lo faccio stare 10 minuti, poi ci vado ad aggiungere semola, farina bianca. Allora, qui l'impasto ha finito e ho aggiunto 50 grammi di olio d'oliva, un cucchiaio di sale, uno di zucchero. Vabbè, allora, come procedimento ho messo 50 grammi di acqua con il lievito, ho fatto andare per 2 minuti con un cucchiaino di zucchero. 2 minuti a 37 gradi. Dopodiché ho messo 250 grammi di farina di semola e 250 di farina bianca, 300 di 200, scusate, di acqua. Vabbè, poi a piacere le vostre dosi. E basta, ho fatto andare per 3 minuti velocità spiga. Ora vado a trasferire l'impasto in contenitore. Quando raddoppia il volume, vado a separare e vado a stenderle e le faccio di nuovo lievitare e poi le vado solamente a condire e le vado a infornare. E quindi beata chi si mangia stasera le focacce, perché sono a dieta. Va bene, mi vedete nel video. Sono scesa giù, ho fatto un po' di attività fisica, ho fatto un po' di tappeto, un po' di fitness così, bicicletta, insomma, qualcosina. Però mi sono fatta una bella mezz'oretta, poi magari un giorno vi faccio vedere proprio
la mia attrezzatura. Sono venuta qui con la voglia proprio del caffè, mi sono messa comunque queste qua, le tute della Ocean's Apart. Mamma mia, sono veramente, a parte che sudi, però dove hai la tuta sembra che non sudi per niente. Sono veramente validissime. Questo è un bellissimo set. Ora caffettino, e come vi ho fatto vedere l'impasto, che stasera devo fare le focacce, come vedete lievitato. Sì, ora andiamo a dividere l'impasto e quindi dopo facciamo le focacce. Ora caffettino time per me. Allora, ho messo l'impasto qui nelle due teglie e vado a finire di livellarla per bene ai bordi e faccio lievitare ancora un altro po'. Fra 10 minuti, ora le vado a coprire, fra 10 minuti vado a iniziare a mettere il pomodoro e continuo a farle lievitare. Mi ero dimenticata di fare il video della pizza, cioè proprio totalmente dimenticata. Meno male che, vabbè, sono riuscita a riprendere tutte le immagini. È veramente buonissima, leggera e buonissima. Solo che io ci ho messo proprio la metà del lievito, quindi se dovete farla veloce potete metterlo per intero. Nel mio caso, che l'ho fatto andare con la lievitazione abbastanza lenta, perché comunque fa caldo e ha lievitato anche subito, che l'ho fatta in 3 riprese, è veramente spettacolare. E niente, per me la verdura con la carne. Sto mangiando la verdura per me, quindi ora facciamo la cena e poi pulisco la cucina, che non ho tante cose. La benedizione di quando si fanno le cose al forno, secondo me, è che dopo non si ha tante cose da togliere. Quindi oggi per me è domenica, è un sacrificio non mangiare la pizza, è un delirio, cioè veramente sto male, però arriverà il mio giorno sgarro che mangerò e mi gusterò un'intera pizza da sola. E niente, continuo a fare la cena e ci aggiorniamo dopo. Mi sono messa sul divano, volevo uscire, che è domenica, volevo andare a fare una passeggiata, veramente sono stanca, stremata, non ce la faccio proprio più. Oggi veramente Alessio e Mattia sono stati monelli, no, proprio oggi, proprio una carica, perché giocavano sul terrazzo, entravano, uscivano, ogni tanto si azzuffano. È una lotta, poi si toglie il pannolino, se lo rimette, se lo toglie, se lo rimette, se lo toglie, se lo rimette. Mi sta facendo uscire scema, in poche parole. Sto facendo lo spannolinamento a Mattia, ma boh, un'impresa. Niente, mi ho messo sul divano, metto a vedere la mia serie Jane la Vergine, oramai è diventato il mio appuntamento fisso. Spero che veramente si addormentano tutti e due loro. Vabbè, sono andati il fratello e vanno dietro di. Non grida! Non torna tardi, Savè. Da nonna? Ok. Niente, che poi è presto, comunque sono ancora alle 9. Mio figlio già ora esce, va un po' alla piazza San Rocco. E niente, vabbè, faccio addormentare loro due e poi metto con tutta la calma a pulire la cucina. E niente, allora chiudo qui il video. Si è fatto un po' lunghino. Allora, chiudo qui il video. Spero che vi ho tenuto un po' di compagnia, vi ho dato qualche piccolo spunto di qualcosina. Insomma, spero che vi è piaciuto questo video. In poche parole, lo devo fare il finale, mi sembra talmente sempre ripetitivo, a dire sempre le solite cose. Tanto già si sa, uno se si vuole iscrivere al canale si iscrive tranquillamente. Se uno piace il video mette like, quindi non dico più nulla. Sembra il buio totale. Gelato, la pianta grassa finta con quella dell'IKEA. Non mi devo fare con sto bimbo oggi.
Chi è? Allora, chiudo qui il video e ci vediamo in un altro video. Non so ancora di che video parlerò. Va bene. Allora, chiudo qui il video che si è fatto un po' lunghino e niente. Ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e mettete un bel like come supporto. Mi trovate su Instagram come LucriLoveHome, ve lo metto qui, anzi vi devo mettere proprio il link di Instagram perché più di qualcuno non mi riesce a trovare e mi chiede sempre di metterlo, quindi devo, perché lo scrivo solamente, però devo mettere proprio il link. E niente, io vi do un grande bacio, vi voglio un mondo di bene, anche se siete molto virtuali, però c'è gente veramente che mi manda certi messaggi veramente che rimangono nel mio cuore. Non pensavo che fosse anche questo mondo di YouTube così. E niente, ci vediamo nel prossimo video.